Lei si chiama? Chiara Castro. Facciamoci davanti così venga più qua. Chiara Castro, docente di? Di scuola primaria da Venezia, Zellarino, e sono qui perché ho una classe 2.0. Ah, interessante. E quindi conoscere l'apprendimento attraverso le nuove tecnologie fa parte del progetto che abbiamo così ideato e che stiamo attuando con i bambini. Il progetto di che cosa tratta? Allora, la nostra idea è quella di utilizzare le tecnologie nella didattica quotidiana, trasversale a tutte le discipline, creando quindi ambienti di apprendimento significativi nel web, usando web 2.0. E quali strumenti usate per creare gli ambienti di apprendimento? Allora, noi siamo ovviamente in fase di sperimentazione. Abbiamo in classe la lavagna interattiva, abbiamo ogni bambino ha un suo PC, hanno una rete locale, quindi sono collegati tra di loro, hanno la rete ovviamente in internet, insomma, e quindi i bambini stanno mediando il passaggio dal libro al quaderno alla ricerca e alla risorsa tecnologica. Ma vi servite di strumenti in particolari, Google Docs piuttosto Google che... Google Docs e tutto quello che il web mette a disposizione, per esempio loro adesso costruiscono le mappe con Mindomo. Stiamo imparando, abbiamo costruito un wiki, quindi abbiamo il nostro wiki della classe dove ci scambiamo i documenti, le impressioni. Noi insegnanti mettiamo i materiali a disposizione che possono reperire anche da casa. Insomma, stiamo avviandoci verso questa nuova frontiera. E, secondo lei il suo modello, cioè il suo progetto è modellizzabile, cioè replicabile da altre scuole? Io credo proprio di sì. Il problema... Allora, da una parte c'è l'aspetto dell'apprendimento, quindi il cambiamento della didattica e della programmazione e del processo di apprendimento dei bambini. Dall'altra parte è un problema strutturale che non è da poco, nel senso che questi progetti sono stati 140 in tutta Italia e chissà che altre scuole possano. Una cosa che le è piaciuta molto del suo progetto e una cosa che invece cambierebbe o migliorerebbe? Allora, una cosa che mi è piaciuta molto è quella di come posso spiegare? Di avere davanti un orizzonte ampissimo di opportunità e di integrarle tra di loro. Una cosa che cambierei in questo momento ancora non lo so. Allora vuol dire che è molto soddisfatta del suo progetto. In questo momento penso di sì. E il suo progetto in uno slogan? Clicca e vai. Grazie mille.